era doveroso anche in questo caso dare voce anche al comitato del no. Di che cosa stiamo Parliamo del parlando? referendum relativo alla fusione tra i comuni di Saludecchio, Mondaino e Montegridolfo, un referendum che si terrà il 16 di ottobre e nei giorni scorsi avevamo sentito le motivazioni dei comitati che sostengono questa scelta, la scelta della fusione. Avevamo parlato con una delle portavoci, Elena Monaco. Oggi invece sentiamo quelle che sono le ragioni di chi dice invece no a questa fusione. Abbiamo in collegamento telefonico Massimo Pierpaolini. Che è proprio uno dei Buongiorno. portavoce. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Intanto un grazie averci dato la possibilità di motivare doveroso da parte doveroso, è nostra. anche un piacere, perché noi quando abbiamo degli ospiti che poi insomma ci raccontano e possiamo essere di servizio a chi ci ascolta, no, siamo contenti. Allora, parliamo proprio della questione in merito. Si va a questo referendum. Perché il no a questa proposta di fusione per Paolini? Allora, praticamente succede questo, bisogna fare una piccola premessa, e la premessa è nel fatto che tutto nasce, questa rincorsa alla soluzione, no? Dalla chiusura delle province. Dio solo sa cosa serviva, è detto da un ex consigliere di minoranza, può valere la sua valenza, penso. Dio solo sa cosa serviva la provincia ai piccoli comuni. Non essendoci più la provincia, c'è questa rincorsa alla soluzione migliore per tamponare queste esigenze. Detto questo, io ritengo personalmente, ma l'ho espresso anche all'interno, che le fusioni sono considerate o benedette o maledette. Io ritengo che siano benedette, però fatte con la testa. È un'opportunità, una fusione fatta bene, è un'opportunità di ricucire il nostro territorio, voglio dire mare e monte. Nasce la Riviera 50 anni fa, per fortuna nasce, però divide il territorio da Cattolica Bellaria, mare, ferrovia, autostrada sopra non c'è più nulla. E questo è un evidente sbaglio di programmazione territoriale. Lei pensi che siamo nell'obiettivo 2, Saludecchio, Mondaino, Montegridolfo, è considerato, l'obiettivo 2 in pratica sostituisce, le zone depresse di un tempo quando non eravamo in Europa, poi dopo in Europa sono gli obiettivi. L'obiettivo 2 è considerato le zone periferiche, desertiche di Istanbul, ha capito? A 6 km, a 2500 alberghi. Siamo nel deserto di Istanbul, per cui no, capisce che, ok, questa opportunità della fusione, se fosse stata fatta, proposta, mare e monte, avrebbe ricucito questo territorio. Ma la proposta di Saludecchio, Mondaino, Montevidolfo non è altro che circoscrivere una riserva di indiani per vedere come si abita, per portare i turisti nostri, vedere come si campava 1000 anni fa. Noi diciamo no. Innanzitutto a questo. Scusi se è stato lungo. No, no, Quindi in assolutamente. sostanza non è un no a priori alle fusioni, No, ma la fusione tra queste assolutamente. tre realtà che resterebbero comunque marginali. Ecco, scusi, c'è uno studio della CNA di Mestre, della CGA di Mestre, che sono quelli che normalmente fanno i conti, i macro conti, dicono che un comune non fallisce con le nuove esigenze di fronte a questa crisi, le funzioni dei comuni cambiano e devono. La priorità di un comune in futuro saranno i bambini e gli anziani. I bambini vuol dire gli asili, gli anziani vuol dire gli ospizi. E dicono che se non ci sono 30.000 abitanti, no, aggregati, non sono fallimentari queste funzioni. Allora una seria proposta di fusione è almeno 30.000 abitanti, ma non dobbiamo essere io o lei, se fosse interessato il suo territorio, a decidere queste cose. Deve essere addirittura il governo che una volta dice togliamo le province, no? Rinegoziamo i confini comunali, a quel punto ha una valenza. Ma chiamare Pierpaolini Massimo o Rossi Marco a dire quale sarà il tuo futuro, quando invece dovrebbero essere i tecnici a risolvere questa situazione, è una cosa molto particolare. Pierpaolini, il no vuol dire rimane tutto come adesso. Sappiamo però, insomma, le No, difficoltà. aspetti, aspetti, ad Ecco, esempio, se levi il prego. giornale di ieri, c'era l'onorevole
Arlotti, sì, l'abbiamo anche sentito in trasmissione, infatti. Ecco, c'era l'onorevole Arlotti che sbandierava l'ultimo suo successo parlamentare, che era quello che interessava 5.500 comuni in Italia su 8.000, proprio ieri sulla Voce. Paventava che un successo per i comuni sotto i 3.000 abitanti, che ha trovato addirittura parlava di 800 milioni di euro, quasi un miliardo di euro da destinare ai piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti. Questo per dirle, a parte che non gli credo, ma questa è un'altra questione. L'evoluzione è continua. Andare a proporre noi, quanto ancora non ce lo chiedono, perché non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo fonderci, non c'è nessuno che ce lo impone, addirittura siamo noi masochisti a proporci per una fusione, credo che sia veramente solo questo merita una battaglia per il no. Quindi Pierpaolini, quando abbiamo sentito invece gli esponenti del sì, ci hanno spiegato che la scelta di fusione era legata alla legge di riordino a livello regionale, che prevede che i comuni sotto i 5.000 abitanti trasferiscano le funzioni ad enti più grandi, quindi enti sopra i 10.000. Esatto, quindi in questo caso si parlerebbe dell'Unione Valconca, che ha sede, se non sbaglio, a Morciano, e quindi per non perdere autonomia. Guardi, scusi. Io, siccome di questo sono abbastanza a conoscenza di tutta la questione, perché nasce l'unione dei comuni e ce la vogliono spacciare come la panacea di tutti i mali. Dopo 20 anni loro stessi dicono: abbiamo fallito, ci siamo sbagliati, come probabilmente si stanno sbagliando anche adesso. L'unione dei comuni nasce proprio per questa questione territoriale, di taglio di questione. Loro hanno unito con l'Unione dei Comuni di Morsano Monte Gridolfo con Montescudo, con delle persone che non si erano mai incontrate nella loro vita. Invece, a livello anche antropologico, le persone vanno su e giù per le valli, proprio nei secoli, ha capito? E aver proposto già questa unione. Io sono stato dal primo minuto il nemico numero uno dell'Unione. Adesso ci dicono: abbiamo sbagliato, dobbiamo fare questa cosa. Non va bene, non è così. Non te la chiedono. Montefiore perché non fa? Io chiedo, Montefiore, perché non fa la fusione con Morsano e Germano? Perché non può fare? Addirittura lei deve sapere che alla Camera, perché è contraddittorio questo, lei mi ha fatto la domanda sulla legge regionale del riordino, giusto? Sì. Ecco, alla Camera addirittura c'è una commissione parlamentare permanente a tutela dei comuni sotto i 3.000 abitanti, ha capito? Bisogna vedere da dove lei vede, dove affronta il problema politico, ha capito? Questa quindi lei dice, in realtà rimanendo da soli non è che le cose peggiorerebbero. Ecco, poi senza tener conto dove si sono già fusi. Abbiamo delle notizie devastanti, dove si sono già fusi. Adesso noi ospiteremo un sindaco della Brianza che ha avuto la sciagura di andare a una fusione, cosa non gli è successo in quel comune dopo che hanno aderito a questa fusione. Queste sono cose irriversibili, mentre l'unione era un'invenzione nata e morta. Questa non morirà mai, questo sarà un peccato che ce lo porteremo dietro per 1.000 anni, ma i tre sindaci che l'hanno proposto, Pierpaolini, tra l'altro lei dice che non, anche a livello identitario i tre comuni non è che siano poi così simili. Prego? No, dice anche che a livello identitario i tre comuni non sono così simili. Storia, scusi, ci sono molte cose. Scusa, andiamo a vendere gli americani che hanno una storia di 300-400 anni, noi abbiamo millenari, i nostri borghi hanno una storia millenaria. Il problema è valorizzare queste cose, l'incapacità di valorizzare queste cose. I problemi sono altri, non sono questi. Adesso è importante che noi, a livello campanilistico, io non sono nell'annovero del livello campanilistico, sinceramente io voglio bene a quelli di Mondaino almeno quanto quelli di Saludezzo o quelli di Montegridolfo, non è in questi termini. È che non voglio vedere la morte clinica dei nostri territori, lo sganciamento territoriale dei nostri territori. Io perlomeno mi batto per integrare che siccome è stata una cosa secolare, ma gli ultimi 50 anni l'economia l'ha fatta da padrone, parlo con la turistica, e ha prodotto questa,
questo sbarramento, va abbattuta questa barriera e va usata lo strumento della fusione in maniera intelligente, non prepotente come la stanno portando avanti, con una mancia. Lei pensi che sbandierano questi 8.200.000 euro, no? L'ha sentita? Sì, certo. Ecco, ma lì in che uno dice, no, 8.200.000 euro, lì per lì sembra un mare di soldi, giusto? Ma in che contesto? Lei prende in contesto di 15 anni, allora lei è sufficiente che faccia il conticino del comune Saudezzo, Mondino, Mantovano di Golfo, gli ultimi 15 anni cosa non hanno avuto di bilancio? Hanno avuto 100 milioni di euro di bilancio per stare aperti, cioè noi i soldi li abbiamo sempre visti, pochi, pochi, inadeguati, ma sempre visti. Non è che questi 8 milioni non sono da contestualizzare, parte in 15 anni, ma sono da contestualizzare con i bilanci che comunque ci sono, no? Pierpaolini, le facciamo un'ultima domanda. Qual è l'attenzione sul territorio? Abbiamo chiesto anche, insomma, alla signora Elena, cioè c'è tra i cittadini, c'è un interesse, comunque ci si sta informando? Mi sfugge, c'è un fatto, la fusione è 5.000 abitanti, no? Minimo 5, giusto? Certo. Ecco, lei deve sapere che il dato dei 5.600 erotti che fa riferimento alla regione, alla proposta della fusione, è riferito all'Istat 2012, no? Lei deve sapere che noi abbiamo avuto un incremento demografico, un forte, da 2000 ad esempio, Saudezzo è passato oltre 3.000, perché ci sono stati i lavoratori dell'Est Europa, no? Parlo dell'Albania, parlo della Romania, parlo... No, che sono venuti a abitare le nostre colline, ok? È andato un incremento del 30% demografico, ok? Sì. Questi, più della metà, sono già andati via, ancora non sono stati censiti. Quando andremo al prossimo censimento saremo già di sotto di 5.000 abitanti e già perderemo questo status del comune di 5.000 abitanti, ha capito? Ma queste robe, c'è chi è pagato per tenere sotto occhio queste robe, ma non lo fa. Pierpaolini, dicevamo, il Comitato del Sì si sta muovendo con incontri sul territorio, anche voi vi state muovendo, e che tipo di reazione trovate da parte dei cittadini? C'è attenzione? Beh, ma vede, purtroppo, ecco, questo è il mio rammarico, noi facciamo breccia, sa dove, soprattutto, su una questione campanilistica, questo è il mio rammarico, io vorrei far breccia su queste argomentazioni tecniche. Che no? Sono un pochino diverse, certo. Esatto, esatto, per cui, però vede... l'obiettivo finale, la battaglia è arrivare al no, no? E convivono diverse ideologie o diversi modi di vedere per arrivare a questo risultato. E quindi, insomma, più questioni tecniche, quelle che le metta l'attenzione, ma un dibattito insieme, no? Comitato del sì e comitato del no, come la vede? È disponibile? Proprio per questo le ho detto, io sono un portavoce, non sono il presidente, certo. No, faccio parte, ecco. Io personalmente sarei per un dibattito aperto. Altri dicono, guarda, questa è una cosa che è gestita da un'organizzazione, strutturata da un partito importante, non ce la sentiamo di affrontarli con... Quindi sono anche su questo un po' posizionato. Ho capito. Non affrontare la loro macchina da guerra. Lei pensa addirittura che gira un post su internet dove io avrei disertato il confronto, no? Cosa basti che lei dire dice solo non questo. È vero, non perché è se fosse per me che io non lo è farei. Vero che io ho disertato, perché non ero stato assolutamente informato, però gira un post di questa macchina da guerra, non dico chi l'ha postato, dove dice che io ho disertato questo incontro, che in realtà però anche la signora Elena non ci ha detto che ancora non era stato fissato nessun tipo, che il desiderio ci sarebbe stato, ma in realtà nulla ancora era stato fatto. Pierpaolini, grazie per averci spiegato la sua posizione all'interno del comitato del no, e vedremo lavoro. Insomma, che cosa accadrà a metà ottobre con questo referendum. Grazie, buona giornata. Grazie.